Ciao a tutti, oggi vi presenterò una ricetta tipica di Ferrara, quindi una ricetta ferrarese. È una ricetta che mi è stata data gentilmente dalle mie due carissime amiche Elisa ed Elena, rispettivamente i canali sono Stella Polare Girl ed Elle Furful. Ciao tesorine, vi mando un grossissimo bacione, sono davvero davvero felice di aver trovato finalmente il tempo di realizzare questa bontà. Ne ho approfittato di realizzarla anche in questo periodo, poiché ho pensato che magari potesse essere utile anche come riciclo del cioccolato avanzato da Pasqua, ecco, delle uova di Pasqua. Si tratta appunto della torta tenerina, una torta super cioccolatosa, buonissima, super golosa, con un cuore morbidissimo, quindi è una torta, è davvero una goduria, una torta buonissima. Una bontà impressionante perché il cuore di questa torta rimane super morbido e cremoso. Buona, buona, buona. Poi è super semplice da realizzare e gli ingredienti, come potete vedere, sono davvero pochissimi. Io la realizzerò col Bimby, quindi farò il procedimento col Bimby, però ovviamente il procedimento lo potrete fare tranquillamente con qualsiasi sbattitore elettrico. Quindi per realizzarlo ci occorreranno 120 grammi, 120-125 grammi di zucchero a velo, poi 4 uova medie, 200 grammi di cioccolato fondente, quello proprio puro fondente, poi 100 grammi di burro e 3 cucchiai scarsi di farina, quella di tipo 00. Gli ingredienti sono solo questi. Adesso andiamo subito, subito a prepararla. Quindi il primo procedimento da fare sarà andare a montare per bene gli albumi, per cui adesso andremo a dividere i tuorli dagli albumi. Gli albumi li andremo ad inserire subito all'interno del boccale con inserita la farfalla, vedete? Ora portiamo il Bimby a 4 minuti. Temperatura 37 gradi, velocità 4 e facciamo montare per bene. Ok, guardate che bello! È proprio montato a neve fermissima. Adesso trasferiamo gli albumi in un altro recipiente e togliamo la farfalla. Ora, senza lavare il boccale, non è necessario lavarlo, aggiungiamo il cioccolato e lo tritiamo per 20 secondi a velocità 8. Ora aggiungiamo il burro, rimettiamo il coperchio. Facciamo sciogliere il burro con il cioccolato per 3-4 minuti. Adesso io metto 3 minuti e 20, poi vedrò un po' a 50 gradi, velocità 3. Ecco il nostro cioccolato tutto sciolto. Se doveste vedere che il cioccolato rimane poco poco qui attaccato nei lati, spingetelo con la spatolina verso giù e fatelo sciogliere ancora un po' con le lame sempre in movimento. Adesso aspettiamo che si raffreddi un po', perché è arrivata la temperatura di 50 gradi, quindi aspettiamo diciamo 5 minuti. Nel frattempo accendiamo il forno così si preriscalda per bene, lo accendiamo a 180 gradi e poi a questo composto andremo ad aggiungere le uova con lo zucchero. Mettiamo anche il tappo qui e montiamo per 30 secondi
a velocità 5. Ora aggiungiamo anche la farina. Copriamo nuovamente il tutto. E facciamo andare per altri 30 secondi. Sempre a velocità 5, 5, 6, dai. Ed eccoci qui. Adesso non ci resta altro da fare che unire a questo composto agli albumi precedentemente montati a neve. E questo procedimento lo faremo a mano, perché dovremo andare ad incorporare gli albumi con movimenti delicati dal basso verso l'alto. Ora l'andremo a trasferire all'interno di una tortiera da 24 cm di diametro con un foglio di carta da forno. O se preferite la potrete anche imburrare e rinfarinare. Inforniamo in forno già caldo a 180 gradi per 20-25 minuti. La torta non dovrà cuocere troppo, mi raccomando, perché l'interno dovrà rimanere bello cremoso, quindi non la dovrete far seccare. Quindi sopra dovrà fare una leggera crosticina, però dentro dovrà rimanere bella bella umida e cremosa. Ed eccola qui la nostra super torta tenerina pronta. Il profumo è celestiale, paradisiaco. Guardate la crosticina che si è formata sopra. E la particolarità di questa torta è proprio quella di rimanere bassa, perché non contenendo lievito, quindi non avendo messo il lievito nell'impasto, la torta deve proprio rimanere così bassa, non si deve sollevare. E un'altra particolarità, appunto, è proprio questo cuore buonissimo che deve rimanere cremoso, bello cioccolatoso, buona, buona, buona. Adesso è ancora un po' tiepida, però fra poco la taglio così ve la mostro anche all'interno. Che goduria! Ringrazio davvero davvero tantissimo Elisa ed Elena per avermi fatto conoscere questa buonissima ricetta, questa buonissima torta. Io ve la consiglio tantissimo perché è davvero goduriosa, buona, buona, buona. Vedrete, non ve ne pentirete. Poi avete visto che la realizzazione è davvero semplicissima. Le uniche accortezze che dovete fare è montare bene gli albumi e poi unirli al composto di cioccolato, tuorli, insomma a tutto il resto. Li dovrete unire con movimenti delicati dal basso verso l'alto in modo tale che gli albumi non si smontino. E un'altra accortezza che dovete fare è proprio quella di prestare attenzione al forno, quindi la torta si dovrà creare la crosticina sopra, ma non dovrà cuocere troppo, altrimenti si seccherà e non avrà più quel cuore cremoso, non sarà più morbida morbida al suo interno. Quindi, come vi dicevo prima, spero che questa ricettina vi sia piaciuta. Fatemelo sapere giù nei commentini e io vi mando un grossissimissimo bacione e vi rimando al prossimo video. Ciao! Eccola qui, ve l'avevo promesso che ve l'avrei fatta vedere anche al suo interno. Guardate che bella! Guardate che bella, si vede già da qui il cuore morbido e cioccolatoso. Vedete, ha la crosticina sia sotto che sopra, però il cuore rimane bello umido. Si potrà vedere anche dal video.